Salve ragazzi, da Code Lyoko PlayStation e Code Lyoko PlayStation A vi mostro la maglia di Spyro 1 il drago, che significherebbe Spyro 1 the dragon, Spyro 1 il drago. Ragazzi, questo è un gioco che ho messo solo sulla pagina nostra, pagina Facebook, e purtroppo solo qua l'abbiamo voluto mettere. E vi spieghiamo un po' le caratteristiche del gioco. Infatti questa è la maglia, ve la sto facendo vedere, e adesso vi mostro anche il gioco di Spyro 1 il drago. Eccolo qui, vi mostro il gioco, ve lo faccio vedere. Questo è il gioco di Spyro 1 il drago e io ve lo mostro, ve lo sto facendo vedere. Iniziamo a parlare di tutte le caratteristiche di Spyro 1 il drago. Spyro 1 il drago si completa al 120% raccogliendo 14.000 gemme, 12 uova e liberando 80 draghi. Io ho detto draghi. Ci sono livelli. Allora, in tutti i livelli di Spyro, purtroppo questo è il primo gioco che hanno fatto per la PlayStation 1 e si differenzia dagli altri Spyro. Ha delle caratteristiche. Come potete vedere, in Spyro non può nuotare, non può arrampicarsi e non può colpire di testa come tutti gli altri Spyro. Invece qua invece no. Allora, che cosa vi posso spiegare in Spyro? Allora, in Spyro ci sono delle piattaforme. Le piattaforme, la maggior parte delle piattaforme, voi le dovete raggiungere solo con la supercarica. È l'unica soluzione per raggiungerle. Ci saranno dei scrigni che si romperanno con la supercarica, con il superfuoco, con il supermissile, con i missili, eccetera, eccetera. Questi scrigni alcuni si romperanno per raccogliere le gemme. Gli 80 draghi che sono disposti nei livelli, purtroppo sono questi. Infatti qui non ci saranno dei boss. Non è come Spyro 2 e 3 che ci saranno dei boss, ma delle sfide. Parlando della prima sfida, della sfida di Tosto, poi nel secondo livello la sfida di Tosto. Allora, in artigiani c'è la sfida Tosto, in pacificatori, secondo mondo, c'è la sfida Dr. Shi, in stregoni, terzo mondo, c'è la sfida Soffio Feroce, e nel quarto mondo domatori c'è la sfida Metal Head, e nel quinto mondo stessi sogni c'è la sfida non so come chiamarlo, e nell'ultimo mondo mondo dinasti c'è la sfida di Nastorg, quello che più potete dire. Allora, in Spyro, come tutti gli altri Spyro, ci saranno anche dei circuiti da completare, che questi circuiti dovete raccogliere 3.000 gemme. Infatti qui ci sono solo due tipi di potenziamenti, il potenziamento superfuoco e il potenziamento supercarica. Voi che cosa facete praticamente? Raccogliendo quelle gemme che vi servono, le 14.000, raccogliendo le 12.000 gemme che sono nei livelli, per completare il gioco al 100%, sbloccherete l'ultimo livello, una specie di bonus, che è il tesoro di Nastri, che ci saranno 2.000 gemme da raccogliere nel tesoro di Nastri, come potete vedere. Però il gioco è bellissimo, 12 uova con della di blu, i livelli sono molto difficili, non sono semplici, e iniziate a partire dai livelli del quarto mondo in poi sono difficili. Cosa vi dicevo? Io non so cosa più altro dirvi su Spyro, e posso dirvi solo che il gioco si completa al 120% sbloccando tutti i filmati, sbloccando l'ultimo filmato introduttivo, e vi saluto, ciao, ci vediamo dai video.